Un acquirente per il paesaggio di Kay. Come sarebbe a dire, pensi? Beh, senti, ho chiesto $2,400 e lui non ha battuto ciglio. Oh, sono sicura che non ci crederà quando glielo dirò. Sapessi com'è ingenua, com'è fuori da certe cose, è quasi sprovveduta. Ti piace quella donna? Eh? Sì, molto. Chissà che storia avrà dietro, tu ne sai niente? Solo qualcosina. Ma allora racconta, no? Ha dei problemi con la giustizia, hai indovinato? O un marito geloso, dai, parla. Non hai indovinato e non mi caverai niente di bocca, quindi lascia perdere. Ah, hai visto un altro ammiratore? Non l'ho mai visto, non è uno dei miei clienti. Tu lo conosci? Penso di sì. Dammi un momento, vado ad indagare. Molto carino, ma un po' ingenuo, non le pare? Sinceramente io lo trovo eccezionale. Oh, evidentemente è un patito dei paesaggi. Di questo certamente. Ah sì? E come mai? Beh, perché... E i colori sono molto delicati e comunque molto personali. E poi la linea scura del fiume in mezzo alla neve dà una sensazione di... forza. Ecco, forza. Io non sono un critico d'arte, quindi non so. Io invece penso che lei sia bravissimo. Sono d'accordo con tutto quello che ha detto. Gentile. Mi chiamo Charity Blake. Sono l'agente dell'artista. Oh, lei è Charity. Kelly mi ha parlato. Anzi, la signorina Kay mi ha parlato. Non si preoccupi, non c'è nessuno. Scommettiamo che io so chi è. Lei è il dottor Thomas McCandles. Come fa a conoscermi? La misteriosa amica che abbiamo in comune mi ha parlato molto di lei e poi non fa che tessere le sue lodi. Oh, non ci credo, Charity, sono tutte bugie. Lo sa che io le devo 1000 ringraziamenti? Se non era per lei che trovava quella casa a Kelly, io non l'avrei mai conosciuta. È stata una semplice coincidenza. Lei non ci crede nel destino, dottor McCandles? Thomas, vediamo. Credo proprio di no. Io invece sì. Mi farebbe molto piacere offrirle un caffè. Sì, la proposta non mi dispiace affatto. Mi aspetta solo un momento. Torno subito. Prego.